La prima campanella è un rito al quale genitori e figli non possono sottrarsi. Il primo giorno di scuola è un momento della vita delle famiglie che si carica però di aspettative e spesso anche di preoccupazioni. Secondo l'Ordine degli Psicologi della Toscana sarebbero migliaia gli studenti che soffrono di ansia da rientro tra i banchi, invitando così i professori ad un graduale reinserimento. Ma oltre ai docenti, chiamati ad una riflessione sul proprio ruolo, sono anche i genitori. La richiesta di prestazione che in certe famiglie è fin troppo carente, in altre è assolutamente rilevante, parte molto spesso dalla famiglia, cioè sono molto spesso i genitori che chiedono grande prestazione. Se non raggiungi certi risultati non sei come papà, non sei come lo zio, non sei come è stato tuo nonno. Lui deve essere come è lui stesso. Secondo il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi della Toscana, Alessandro Artini, l'eccessivo carico di emotività è dovuto al lungo distacco degli oltre 3 mesi di vacanze estive del sistema italiano e lo stop più lungo tra i grandi paesi europei. Il distacco estivo di 3 mesi qualcosa, insomma, a me sembra effettivamente molto lungo. Io capisco anche che poi si riproduca una certa ansia. Io sono dell'avviso di ridurre un tempo che è eccessivamente lungo come quello delle vacanze estive di 3 mesi. Iniziare l'anno scolastico di venerdì aiuta a mitigare gli effetti di quello che per alcuni può trasformarsi in un vero e proprio trauma, ma le prossime vacanze lunghe saranno a Natale. Per un nuovo break bisognerà poi attendere persino Pasqua, che ricade a cavallo dall'ultima settimana di marzo alla prima di aprile. Ridurre le vacanze estive e spalmarle con brevi periodi durante l'anno scardinerebbe un vecchio sistema delle ferie ormai non più totem per i genitori. Perché i ragazzi e gli stessi insegnanti a un certo punto sono stanchi. E allora poi c'è una resa minore sia da parte di chi insegna, soprattutto da parte di chi apprende. Dare dei momenti in cui uno può recuperare, riposare, rilassarsi e allargare il periodo sarebbe preferibile. Mettere magari due periodi, 10-15 giorni durante l'anno scolastico e comprimere il periodo estivo.